qua con l'appuntamento mensile con Degusta Box, però questa volta con la Cold Box. Oggi sono da sola perché mia sorella non è potuta essere qui con me fisicamente, però penso che tra poco comparirà dietro le quinte, quindi ho detto vabbè, la registro io perché comunque non poteva farla stare comunque un altro giorno, anche perché è una box refrigerata, quindi ok che di qua ci sono meno zero. Oddio, stavo cadendo, che fa freddissimo, però ho detto no, lo devo fare, altrimenti io ho paura che i prodotti dentro comunque si facciano brutti, brutti, brutti. Quindi non ci resta che aprirla. Cioè, che emozione, perché ho ordinato la Cold Box marzo, no, scusatemi, ottobre 2021. Quindi, ok, all'interno ci sono gli spoiler. Sempre tutto, vi faccio vedere. Pesa un botto, pesa. Eccola. Iniziamo. La prima cosa che vedo: lasagne, zucchine e provola di Giovanni Rana. Freddissima ancora, quindi dai, ha mantenuto il ghiaccio. Eccola qua. Mi ispira davvero tanto, tanto, tanto. Eccola. Dietro le quinte, guarda cosa è Ciao a uscita. tutti! Lasagna, zucchine e provola. Poi, ovviamente qui, va giusto, giusto, si stava facendo caldo. Meno male. Ghiaccio. Prego. Poi, vabbè, questi sono proprio gli immancabili, che l'altra volta non li ho provati, secondo me. Non li proverò neanche in questo video. Cosa sono? È tipo un formaggio di capra. Formaggio di latte di capra pastorizzato e non stagionato. Ovviamente questo non lo proverò perché no, non mi piacciono queste cose. Poi, cosa c'è? Crema pasticcera pronta all'uso della Le Naturelle Gourmet. Eccola qui, comunque non mi trovo a fare questo video da solo. Poi andiamo avanti, non so come uscirà questa 24 ore. Non li ho mai provati in tutta la mia vita, della Yakult Original. Poi andiamo. Ah, oh no, c'è pure questo. Ci deve stare sempre. Prosciutto, Parma cotto e il cotto di Parma. Prosciutto cotto. Mamma mia, mi deve andare subito dentro questa roba. Poi ci sono i confezionati. Vediamo. È un La sugo vedo un della po' rana. povera rispetto all'altra volta, o mi sbaglio? No. Diciamo che ci sono un po' gli stessi prodotti dell'altra volta, però Marchio diverso. cambia, esatto. Tipo pure l'altra volta abbiamo trovato la ricotta, invece in questo video abbiamo trovato la No, burratina la Sabelli. burrata c'era. No, c'era la ricotta. Marchio Sabelli. Sempre tutto confezionato. Poi, essere una zuppa, secondo me. Vuoi vedere? No. Ci sono mozzarelline 100% latte italiano con fermenti lattici. Sempre della Sabelli. Mozzarella. E aveva nero. Come cavolo faccio una challenge? No, infatti. Poi andiamo a vedere qui cosa c'è. Te pesca bio. Sai perché la vedo un po' difficile? Soprattutto per il dolce. Poi abbiamo già provato il sugo alla bolognese che mi ha fatto letteralmente impazzire. Giovanni Rana. Però la versione Bellissimo. Però vecchia. la versione vecchio. Aspetta, come la chiama? Ragù vegetale. Vabbè, comunque raga, questo è buonissimo, l'abbiamo provato già. E poi, come ultimo, prosciutto crudo ricco di proteine. È un affettato, mi subito me ne sono resa conto dalla confezione che fosse un affettato vegetale. Il marchio è Felvise. Eccolo qua. Allora, che dire, mi aspettavo qualcosina in più, sono sincera. Niente di Però nuovo, niente di
eclatante. Io veramente la vedo dura a fare una 24 ore, però vabbè. Vi dico io, la leggo io la brochure. Allora, Good and Green, quindi l'affettato vegetale, 2,99 euro, i brick di Yakult, suppongo che si dica così, 3,69 euro, tamarchio 3,50 euro sarebbe il tè bio, le naturelle che sarebbe il preparato per la crema pasticcera, cioè la crema pasticcera già pronta, 2,75 euro. Questi qui, che sarebbe il formaggio di capra, 2,99 euro, rana 3,99 euro, quindi la lasagna, rana, il bolognese veg 2 euro, sabelli, quindi la confezione, però questo qua delle mozzarelline, 2,69 euro, la burrata 2,09 euro, parma cotto 4,69 euro. E quindi nulla, questa è stata la cold box. Forse devo dire che non mi ha entusiasmata più di tanto, ecco. L'altra è stata molto 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 più bella, però vedremo quella lì che arriverà ad ottobre. Però noi ci vediamo sicuramente con la challenge, vedremo, faremo una 12 ore, non lo so, vediamo un po'. Però secondo me la farò. E poi un'altra cosa, ci vediamo sempre con l'appuntamento mensile, con ovviamente con la box classica, sempre di questa box. E noi ci vediamo nel prossimo video. Fatemi sapere se voi l'avete acquistata e cosa ne pensate.